Diciamo che è il secondo anno ed è il secondo anno di sorpresa perché vabbè, l'anno scorso è stata un'avventura inconsapevole, quest'anno invece è diventata un pochino più consapevole anche nel ruolo che mi è stato dato e che sono poi a quel punto mi è stato dato il mio ufficetto dove ho accolto le spose e quindi diciamo che è un ruolo televisivo perché ho una camera addosso, ma in realtà io non ho fatto altro che essere me stessa. Allora, diciamo che quest'anno ho avuto meno modo di interagire con i padri e l'anno scorso invece è stato un pochino più diretto il rapporto anche con loro, nonostante comunque i padri siano affidati a Melissa, però ecco, c'è questa emozione quando i padri entrano e le ragazze vedono che è proprio il proprio padre ad aver vinto, secondo me è molto tenero questo momento, proprio perché poi vabbè, io credo nella dolcezza degli uomini e quindi un padre poi a quel punto non ha neanche più da, come dire, avere riserva, no? E quindi bellissima quell'emozione. Oh, esatto, sono d'accordo. Penso che proprio hanno veramente, si concedono un momento di libertà vera ed è quello. Io credo che la sfida più divertente per me sia quella di sorprendere. Cioè, proprio. Però non è una mission, nel senso, non è una cosa che faccio in automatico, perché a volte succede magari di fare anche delle cose normali, ben fatte, eleganti, senza particolari sorprese. Però se riesco ad avere l'idea carina che possa sorprendere o che possa essere inaspettata, allora ce l'ho fatta.